Eccoci qua, abbiamo ripreso il nostro viaggio, come avevamo già preannunciato, siamo collegati telefonicamente con Simone Moro e gli auguriamo una buona serata. Ciao, come va? Tutto bene? Tutto bene, tutto bene. In quale parte del mondo ti trovi? Sei in Italia o da qualche altra parte? Così anche per capire un po', innanzitutto ti collochiamo geograficamente, visto che sei uno che gira molto il mondo e guarda molto dall'alto, diciamoci la verità. Allora, vuoi una bugia o la verità? No, mi deve dire la verità, d'altronde io ho un aneddoto tuo. Sono in bagno, quindi stai tranquillo. No, sono in bagno, quindi stai tranquillo. Mentre ti sto parlando, sto facendo allenamento. Tu non ti accorgi e gli ascoltatori neanche, sappiatelo. Okay? E quindi, perfetto, è una delle migliori. Il piacere di avere il telefono dà anche questi suggerimenti e queste altre realtà. Allora, dunque, parliamo con l'amico Simone, non ci vediamo dagli anni Ottanta. Io ho un aneddoto che ti riguarda. Un giorno sei arrivato con tutte e due le braccia ingessate, non mi dimenticherò mai, perché facevi arrampicate, dopo sei stato uno tra i pochi a propormi una volta di fare il famoso tuffo dal ponte, non senza imbracature ma con i lacci. Io ti ho guardato e ho detto: stai bene o non stai bene? Comunque, a parte questi piccoli aneddoti che ricordo sempre con molto affetto, parliamo di questo tuo nuovo lavoro che ti vede protagonista anche a livello editoriale, di un'importanza meravigliosa. C'è infatti il Corriere della Sera e il Corriere dello Sport che parla di queste tue sequenze enormi di realtà che hai vissuto e porti sempre in giro per il mondo con pubblicazioni ma anche con varie interviste alla Torre da Linus. Hai parlato di questa avventura che mi ha lasciato un po' col fiato sospeso mentre la raccontavi. Allora, dacci un po' di notizie. Allora, il Corriere della Sera e Gazzetta dello Sport, perché so che tra Corriere dello Sport e Gazzetta dello Sport ci sbagliamo, poi ci tirano le orecchie. No, assolutamente. Diciamo la cosa giusta, e quindi giusto, certo. È sempre il gruppo RCS, e sia Corriere che Gazzetta dello Sport hanno deciso di fare questa, chiamiamola così, enciclopedia video della montagna, presentando quelli che sono una serie di film veri e propri, di lunghezza variabile, con storie variabili e soggetti, quindi protagonisti variabili, certo, che raccontano un po' tutte le sfaccettature del mondo verticale, dalle spedizioni himalayane all'arrampicata sportiva, all'arrampicata, anche si dice trad, cioè utilizzando solo protezioni removibili, fino all'arrampicata slegato, che è stato il tema del primo DVD che è già uscito in edicola, addirittura un film che ha preso l'Oscar. Ho visto. Di arrampicata che ha preso l'Oscar e racconta la storia di Alex Honnold che scala la parete del Capitan in California, 1000 metri verticali, slegato, senza la corda, quindi senza margine di errore, perché se scali senza corda, se ti si rompe un appiglio, ti si apre una mano, fai un errore e non c'è la corda che ti tiene, ma finisci fino in fondo. Quindi una cosa da non emulare, questo lo diciamo chiaramente, certo, che è appannaggio di pochissimi, ma il primo film che potete ancora comprare è questo, Free Solo è il titolo. Ho capito. Tra le tante pubblicazioni tu parli sempre degli famosi 8000, ecco, noi gente di mare, visto che comunque siamo a due passi qui dal mare, quando parliamo di montagna io sono sempre molto così attento, però dico sempre: ma perché uno deve arrivare così in alto per dimostrare che cosa? C'è una traduzione che tu puoi dare a tutti i tuoi traguardi o è proprio una passione che fa parte un po' ormai della tua vita? È come la passione del volo, la passione della vela, delle grandi traversate, la passione della speleologia, la passione, nel mio caso, per l'alpinismo. Certo. Allora, voi siete in una regione bellissima, avete anche voi il vostro Everest, oltre i 3000 metri, l'Etna, che l'Etna, ovviamente è salito fino in cima, e probabilmente per qualcuno che non va mai in montagna si chiederà: ma cosa è quel pazzo ogni domenica prende e va a camminare sull'Etna? Cosa ci trova? Cosa ci cerca? Sì. Ecco, ci trova esattamente quello che cerco io su delle montagne più facili, visto che i 3000 sono i luoghi dove mi alleno, diciamo, quotidianamente. Ho capito. E una frase che sintetizza tutto, e non vado avanti, l'ho scritta anche sul retro del mio primo libro, ho scritto: scalo le montagne perché mi rende felice. Bene. Allora, quando uno trova la felicità, te lo garantisco, non la molla.
Vabbè, anche se 8.000 metri, okay? Uno può trovare nella fidanzata, la può trovare nel lavoro che stai facendo tu, esatto. Uno può trovare facendo il missionario, il sacerdote, l'insegnante, io l'ho trovata sulle mie montagne. Certo, il mondo è bello perché è vario per tante situazioni. Senti, ma quando si arriva in cima, ecco, io dico sempre, a parte la parte naturalistica del momento, è un dare una forza a se stesso, cioè come se uno, come si può dire, con un dito tocca il cielo, e questa è l'impressione, e si è così stanchi e dice non vedo l'ora di scendere e ritornare un po' al campo base. Allora, con questa ultima frase hai già identificato una cosa che troppa gente si dimentica, che quando arrivi in cima sei a metà strada, ok? Sì. Sei esattamente a metà strada, quindi puoi aprire le porte per la felicità, la contemplazione e tutto il resto, certo. Solo per alcuni minuti, perché poi devi richiuderle e devi riconcentrarti su quello che ti aspetta, cioè scendere da lassù. Appunto. E la sensazione che si prova in cima a una montagna di 8.000 metri è una sensazione di piccolezza. Non è un'emozione, una situazione di onnipotenza. Ho capito. Non ti senti con il pianeta ai tuoi piedi, certo. Ma ti senti un puntino piccolo che con la forza della motivazione ha saputo raggiungere un grande obiettivo che non è ancora finito. Mm-hmm. Quindi queste sono delle consapevolezze importanti da ricordare. Troppa gente si fa male in montagna perché sputa l'anima per arrivare in cima e poi stanco morto, sì. O non attrezzato per la discesa o un eventuale bivacco non torna più a casa. Certo, tu sei un grande promotore anche per quanto riguarda la sicurezza in montagna. Ogni volta le tue interviste sento che comunque il tuo punto di riferimento più delle volte è quello di stare attenti sia alle attrezzature ma anche alla forma fisica, e pianificare bene il tutto in una maniera, quindi evitare il famoso turista del momento, oppure andare con la moda che magari ti porta in cordata con qualcuno che è un po' più esperiente di te, però pensi che sia una passeggiata, in effetti una passeggiata non è. Ma io sono una guida alpina, quindi diciamo è una figura professionale, certo. Titolata con una legge dello Stato che obbliga chi vuole diventare guida alpina a fare un corso che dura 4 anni come un'università, mm-hmm. Imparare i fondamentali professionali e anche professare le norme, chiamiamole così, comportamentali che servono per andare con il massimo della sicurezza possibile, certo. In un ambiente che è comunque ostile. Il mare è esattamente come la montagna, tu puoi imparare tutto quello che vuoi, certo. Ma il giorno che ti sfidi il mare si castiga. Esatto. E la stessa cosa è anche in montagna. Esatto, pienamente. Quindi d'accordo. Io sì, sono per la sicurezza, uh-huh. E sono per la sicurezza, però ricordando che il 100% di sicurezza non esiste da nessuna parte. Esatto, l'ultima domanda è abbastanza curiosa, visto che siamo in radio, durante le scalate canticchi qualcosa o dei brani, oppure la musica non fa parte del tuo cammino? No, io mi porto sempre con me le mie cuffiette, ascolto musica new age, mi rilassa. Ho capito. Già il rumore del vento e i silenzi sono una certa musica. Certo. Però quando il livello di tensione è molto alto, la musica concilia e rilassa, soprattutto magari prima di addormentarti alla sera, se sei in una tendina a 7.000 metri, magari fa anche freddo, magari c'è anche il vento che sbatte la tenda, insomma un po' di musica ti distoglie un pochettino. Vabbè, allora ti lasciamo al tuo allenamento, io ti ringrazio e spero di magari incontrarci prossimamente, quando vieni in Sicilia faccelo sapere. Guarda, il mio contatto, gli anni, dimmi. Tutti gli anni vengo in Sicilia, quest'anno da maggio fino a settembre io sarò a Panarea, perché come l'anno scorso, mm-hmm. Ci sono lì i miei elicotteri che lavorano per portare turisti, soccorso e quant'altro. Ho capito. E una parte di questi mesi ci sarò io. Va bene, se ti trovi nella zona di Modica, noi siamo qui, il mio contatto telefonico ce l'hai, quindi eventualmente fa piacere rivederti e complimenti sempre per tutto quello che dimostri e continui a fare. Il prossimo impegno dove ti vediamo, così dove ti possiamo seguire? Il prossimo impegno è ancora nella mia testa, che non può arrivare alle labbra, prometto che non vado in pensione. Dai, ancora sei giovane. Un saluto alla Sicilia. Va bene, grazie a Simone Moro, buona continuazione di allenamento. Noi continuiamo con il nostro viaggio musicale e su RTM con Francesco Adamo a 18:17. Ringraziamo la disponibilità di uno dei più grandi alpinisti al mondo, il buon Simone Moro, è stato in diretta con noi. Adesso il nostro viaggio musicale continua.